Dai, facciamo musica? Sì, pronto. Sì, pronto, pronto, Hank. Sì, salve, sono sempre io sul mio Discord. Facciamo la musica e terminiamo il momento Amarcord del passato. Allora, tu quanto c'hai? Allora, aspetta che qua devo fare di nuovo dei click. Allora, in teoria, se io ti fa... Tu l'hai già usato, mi dicevi che l'hai usato anche professionalmente, non solo per divertimento. Professionalmente l'ho usato, ho fatto un po' di esperimenti, qualcuno l'ho pubblicato. Cosa te ne pare? Dato che questo, diciamo, è sicuramente il campo dove credo tu sia più formato, no? Dei vari generativi che esistono. Cosa te ne pare? Devo dire che grazie a te quello dove sono più formato è Midjourney, ma dei generativi questo è un giocattolo molto avanzato, ma tu ne hai già parlato con la tua chat, sanno di cosa stiamo parlando? Di Suno? Sì, ci abbiamo già pastrocchiato anche un po', già fatto quelle che io ritengo delle hit assolute, che se vuoi ti sottopongo. Sì. Diciamo che, no, mi riferivo come campo di esperienza a quello, diciamo, quello reale, quello della musica, no? Quindi forse hai la capacità di dirci meglio di chiunque di noi quanto effettivamente è uno scimmiottatore o c'è possibilità di creare delle cose davvero Allora, interessanti? è un grande scimmiottatore, non ho la minima idea di come sia stato programmato e di come riesca a rifarsi abbastanza efficacemente a tutta una serie di generi. Però devo dire che è molto meno improbabile quando lo si usa in inglese, Certo. perché è, diciamo, tarato per ideare rime, assonanze e una certa uniformità Anche per metrica. di fraseggio. Sì. Mentre quando o gli scrivi un testo in italiano o gli dici che la canzone dovrà essere in italiano, fa fatica. Voglio spiegare a chi non lo conosce che questo suono ha due modalità, una cosiddetta semplice create, nella quale si mette un prompt, si dice canzone melodica, due punti, poi si mette il testo, delle indicazioni per il testo, e il sistema cercherà di emulare quello stile musicale e di ispirarsi al testo che si è scritto nel prompt, rimanendo più o meno in quell'ambito con l'argomento, in genere inventando in maniera un po' lirica per conto suo. Se no, c'è la modalità custom dove si scrive per esteso il testo che si vuole generare, ma è molto, in questo caso è molto facile che venga fuori qualcosa di comico, involontariamente comico, ed è molto raro che venga fuori qualcosa di utile, ecco. Tu dici che quindi la custom è meno perché io in realtà mi sono Ma divertito di. dipende dai casi. La custom in genere resiste, lavora bene, se lavora meglio se si scrive un testo che abbia delle frasi di una metrica identificabile e ricorrente. Papera 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 papera, seguendo una metrica ricorrente, questo indirizza un po' la macchina. Se no tende a fare tipo la canzone mononota di Lielli e le Storie Tese, cioè tende a fare na 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 stai componendo? No, volevo farti sentire un paio di cose così mi dici cosa. Allora, c'è quella del tuo compleanno che alla fine non so se sei riuscito a sentire. Orca, sai che forse no? E Forse sono allora una merda. Forse sì, non mi ricordo. Sentiamola. inizierei con questa. Ti ricordo che più è lungo l'acuto, più è intenso l'augurio, eh. È basato. Certo, no, l'ho anche sperimentato in questo modo, scrivendo Esatto. amore e fa delle cose molto belle. Allora, dovresti sentire in teoria. Tanti auguri, compleanno Rocco. È la tua festa di compleanno, la Terra ha compiuto un altro giro intorno al Sole. Forse era il contrario, no, era giusto così. Buon compleanno, no,
tempo blocco. Tanto di finale che non sempre viene, quindi un buon risultato. Non sempre viene, però tu sai che ne puoi collegare due. Sì, sì, qua ho fatto così. Ed è da quel collegamento che è saltato fuori, perché lui ha dovuto riempire. Io nel secondo gli ho messo soltanto buon compleanno, e quindi dovendo riempire un minuto ha ben pensato di fare un acuto lunghissimo. Certo. Sì, è vero, invece io l'altro giorno anch'io ho fatto una seconda parte con un testo breve, perché ero già abbastanza soddisfatto della prima parte, volevo solo un finale, e allora lui ho pensato bene di inserirci un assolo di chitarra di un minuto e certo. 5, solo per aggiungere alla fine, e quindi ciao. Sì, già... non ha possibilità, ma questo vale un po' per tutti questi strumenti generativi, è difficile dirgli guarda cambiami solo questo, fammi esattamente questo, devi un po' tipo i bridge, i pre-ritornelli, li puoi provare a metterle intro. Capisce il concetto di ritornello, le cose fatte col sistema normale Create arrivano sempre a un ritornello, sì. E a volte per un buon ritornello, diciamo che non è peggio di molte canzoni sanremesi di questo giro. La ricerca spasmodica del ritornello o del... Perché, allora... Scusami. Stavo cercando se trovo, perché volevo, quando era il mio compleanno qualche giorno fa, volevo pubblicare qualche canzone. Volevo vedere se ne trovo una, te la mando, così la fai sentire tu. Sì, il ritornello è proprio confezionato come deve essere, diciamo, quindi... Perché, allora, da quello che ho capito io, l'allenamento utilizza lo stesso modello delle immagini, quindi Stable Diffusion, è proprio lo stesso principio di diffusione, e l'allenamento è effettuato ovviamente, è multimodale, quindi gli dai i testi e gli audio, e quindi i testi sono suddivisi con strofa, ritornello, ed è per quello che capisce bene che cos'è un ritornello, perché, come quando ti guardi gli accordi della chitarra, no? C'è scritto... ritornello, e quindi cioè quando tu scrivi chorus lui proprio capisce che da lì deve succedere qualcosa musicalmente. Sì, ma anche se non glielo dici, se poi gli dici chorus, quello tu dici tra parentesi quadre, sì, esatto. Ma anche se non glielo dici, dopo un po' si rassegna al fatto che lì deve arrivare il ritornello. Scusa un attimo che cerco in particolare. Un pezzo, se lo trovo. Ah, poi molto bello anche quando decide di suo di non mettere le parole che hai scritto, ma di fare semplicemente quelle, crea molta ilarità. Sì. Ma se la trovo te la giro. No, beh, ce n'era una molto bella che temo di avere cancellato per sbaglio, dove avevo scritto un testo abbastanza breve, mm-hmm. E ho scritto come genere trap italiana. Ah. Ed è venuto fuori una roba abbastanza trapposa. La cosa bella è che dopo aver detto le parole che doveva dire si mette a fare freestyle. No. Ed è un freestyle in italianish, diciamo. Okay. Cioè in gramlo. Praticamente suono italiano ma non sta dicendo niente. Sì, ok. Come uno che dice è la catete, no, faccio il cassano, nonna, io vado gando sono poco stanto, e tu senti stant fatto un prison collinational chusol però verso italiano, però coerente. Adesso, ma perché non lo devo trovare, maledetto, tutto parte 2, vita 60 anni, scusa, ultimo giro. Negli anni passati, il 200 si era molto tempo. No, l'ho cancellato involontariamente. Poi in realtà nel cestino, perché c'è il cestino, però è un porcaio andare a cercare là dentro, eh. Il cestino dov'è? Il cestino è... E sono sul telefono adesso. Non lo so, da qua è tipo... Io ti sto condividendo, in teoria... l'interfaccia o cestino library view trash
qua. Non so l'app come sia. Library. Poi ci sono i tre puntini, view trash. E però qua dentro... Allora, sul telefono no, non viene fuori. È solo che qua dentro però poi... Aspetta. Ogni pagina è tipo 20. Da lì devo andarci. Sì. Allora... Da qua è un po' più... Dai, te ne mando uno. Vai. Link only. Eccolo qua, link only. Link only and choose. Video, audio. Dai, video, qui ci sono anche le parole. No, volevo fare, poi dopo... Perdo tanto tempo a fare preparativi, poi mi rompo i coglioni, a un certo punto non lo faccio più. Volevo fare la serie delle canzoni che avevo candidato a Sanremo ed erano state bocciate. Allora okay. Adesso te ne ho mandato una via WhatsApp. Io ho fatto questo gioco qua, intanto vado a recuperare, avevo fatto questo gioco qua di dare il testo a Suno cercando di indovinare un po' il genere delle canzoni di Sanremo. Anche io volevo farlo, non l'ho fatto. Ah, è venuto bene? Beh, questa qua sembra di Diodato, ad esempio. Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi. Però non assomiglia per niente al pezzo. Sciolto le catene che abbiamo stretto insieme. Però sembrerebbe Diodato. L'unica vicina è quella dei Colors, secondo me. Intanto vado a recuperare la tua, ma... Questa sembra un pezzo dei Colors, così. Serve un'idea, non so perché sì, gli viene un ictus. Anch'io ho visto come legge diversamente se gli dici, scrivi un numero in lettere o in cifre. Per esempio, io avevo scritto la mia cosa mia sui 60 anni. Sono una tonna. Eccolo lì. Questo è il pezzo che io... il mio pezzo da presentare a Sanremo. Poi ho fatto anche la seconda parte, però già così funziona. Va bene, quindi questa si chiama? Sono una tonnara. Perfetto. Tonnara, dentro di me ci sono tonni, tonni. Balliamo insieme toccando nuove profondità. Nel mare limpido giochiamo con l'onda. La nostra danza una melodia di allegria. La mattanza è parte del nostro destino, ma non abbandoniamo la nostra gioia, insieme danziamo tonni del mare. Oh, 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 oh. Qua è sul più bello. Infatti avevo fatto anche la seconda parte, ma non era all'altezza della prima. E poi siccome sono da saldare con un... Tu come le saldi le due canzoni quando fai in continua? C'è la funzionalità, lo fa lui. Di unirle? Sì, fai tasto destro, fai continue from this clip e poi adesso che ne facciamo qualcuna te lo faccio vedere. Ecco, tipo questo qua, parte 2 del tuo buon compleanno, fai get whole song. Ah, e te li salda. Soprasalda, ma guarda che interessante, bene. Te la salda lui e tra l'altro... Allora io vedo, allora c'è sharing, no, mutu trash, la danza dei tonni, Italian traditional, continue from this clip, io faccio continue from this clip, Macklin random lyrics e dove appare, vabbè, mi sa che lo devo fare da web perché da telefono è troppo... Sì, secondo me queste cose qua viene un po' meglio e poi soprattutto gestisci di più perché se come me quando sei in sessione creativa ne butti 20 poi non capisci più qual era quale, a cosa è collegato. Certo, esatto, no, devi avere la pazienza di segnare i diversi ed è tisti. Terrificante. No, ma tra l'altro l'unione la fa molto bene, non è soltanto join come si potrebbe fare, che ne so, su Logic, ma c'è proprio un pezzettino, cioè controlla che siano matchati giusti, se c'è qualche differenza, cambi di tonalità strani. Vabbè, questo mi mancava. Non vedendolo nel menu da telefono, pensavo che non ci fosse. Ma anche qua, penso me l'abbia detto la chat che si poteva fare, però sì, è fondamentale. Io in genere facevo esportando i due audio e poi unendoli. È un po' una palla, invece così
c'hai lì il traccettino. Ti faccio sentire ancora un paio di cose e poi ci mettiamo a creare noi. Allora, questa qui è la preferita della chat, non è la mia preferita, che secondo me c'è un'altra più romantica, più bella. Questa è usata con lo stile marcetta, perché io volevo provare a fare una marcetta, no? Che credevo fosse uno stile... credo esista, no? Marcetta nella musica. Cioè... Beh, marcetta magari no, però march, militari march, roba del genere, sì. E ho scoperto questo, invece questo genere, che cioè se tu gli scrivi una parola che non sa bene cos'è, si inventa un genere, e questo genere è il genere dei pinguini tattici nucleari. Ma però. Da cui quindi, le pensioni. Saranno contenti di sapere che il loro genere è marcetta. Ho lavorato tutta la vita, ho percepito meno del fatturato, ma finalmente è giunta l'ora di recuperare quello che ho perduto. Le pensioni, il frutto dello sforzo di tanti anni. Le pensioni, la sicurezza per i nostri dimani. Smetto di lavorare, mi godo la vecchiaia. Tutte giovani spacchinano e io mi godo dei cantieri. Le pensioni, la dolce vita per me. Seduti sotto il sole con caffè brioche. Vedi, la chat la sa, la canta. Seduti sotto il sole con caffè brioche. Caffè brioche, il digestivo brioche. Sì, perché io ho scritto brioche, o forse ho sbagliato a scriverlo, però essendo uno in pensione, in realtà caffè brioche... No, no, funziona, no, ha infilato tu una S che non ci voleva, mannaggia. Però il risultato... Poi c'è il solo di Kazoo, cioè non c'è nulla di più interessante del solo di Kazoo. Questa è un po' pezzo estivo per fatturare, non è che sia più... Certo, sì, il tormentone estivo per Elodie, da dare a Elodie. Una roba del genere. Invece, secondo me, un pezzo più intimo e più cercato è questo. Ti guardo dalla mia sponda e tu distante sulla tua. Alcuni politici ci vogliono uniti e vorrebbero il nostro incontro, ma chissà se faranno il ponte sullo stretto. La promessa decennale, voglio spingerti al petto, la distanza mi fa male. Cosa fate lui? No, i testi, queste cose ho scritti tutti io. Quindi l'hai fatta in custom, questa? Sì, io non so usarlo l'altro, faccio tutto in custom. Perché se usi l'altro, guarda che ha quello il suo modo, al suo perché. Con l'altro scrivi tutto nello stesso campo e scrivi tipo... Proviamola. Scrivi tipo canzone rock epico. In italiano glielo scrivo? Sì, due punti. E io poi in genere qui metto il testo che però lui utilizza appunto come utilizza come traccia, soltanto come traccia, cioè prende alcune parole e poi elabora lui, in genere sempre con gli stessi concetti, che è quello che lo rende anche un po' buffo. Allora, la canzone rock epico, potremmo dire rock epico, virgola, tu... Sei molto bello. Virgola. Tu fai un baccano prorompente. Mm-hmm.
che incoraggia noi giovani a essere sempre più irriverenti. Ok. Irriverenti, punto. Amico rock epico, virgola, voglio essere ancora più affettuoso con te. Sì. Ah, è finito, non c'è più spazio. Non c'è più spazi? No. Allora, insomma, amico rock epico, ti chiamerò Gianfranco. Se ci sta, se no togliamo qualcosa. Ci sta, ci sta. Quindi canzone rock epico, due punti. Quindi con i due punti lui capisce, sì, che questi sono i temi. Teoricamente sì, teoricamente molto sì. Bello, fai un baccano prorompente che incoraggia noi giovani a essere sempre più irriverenti. Amico rock epico, ti chiamerò Gianfranco. E qua si lascia volare. Esatto. Lui teoricamente utilizzerà una... questo come traccia, magari utilizzerà il nome Gianfranco, sì, esatto, o dirà tu sei il rock epico, eccetera eccetera. Non so se si capirà qualcosa, che in genere quando metti rock epico lui a volte capisce metallo e fa veramente robe incomprensibili, sì, sì. Però i generi a volte li fa proprio come interessa lui. No, fa molto bene le robe tipo death metal, thrash metal, quello le fa molto bene, quella tripla cassa. E anche ho trovato, vabbè, sul pop più generico, anche ballad è abbastanza, sì, sì, aderente. Ballad, ovviamente è malinconico, scacciapalle, sì, ce l'ho. Si presta anche. Vabbè, sentiamo i primi risultati. Quindi abbiamo due tentativi. Uno è amico rock epico, epic rock, ma l'altro invece l'ha interpretato come Italian anthemic rock. Quindi dovrebbe essere un po' più. Sì, anthemic, bello, bello. Vediamo l'anthemic. Verso il cielo tu ruggisci nelle notti senza fine, le tue note si alzano, risuonano nelle nostre anime. Siamo giovani ribelli che davano la libertà, e tu amico è amico, incidi la nostra irriverenza. Gianfranco, tu sei molto bello, il tuo mancano promettente ci fa sentire vivo. Gianfranco, tu sei nostro. Ma Gianfranco qualcosina, cioè sì, non è uno dei momenti più ispirati, però insomma dai, sì, però è vero, è interessante la sua, cioè il testo lo trovo poco, sì, forse è parte di ciò che potrebbe far ridere quando il testo è assurdo. Vediamo anche lui, sì. Qui ci vuole la parte 2. Qui ci vuole la parte 2, e tra l'altro poi ti pregherei di mandarla a Giorgia, che secondo me è perfetta. Sì, può funzionare. Tra l'altro credo, non ne sono certo, che si possa fare la parte B nell'altro modo, custom, però credo che così sia più... Proviamo, facciamo un po' di esperimenti. Allora, diciamogli continue from this clip. Ah no, devi farlo, mi sa, custom. A me... me lo porta automaticamente in custom se faccio continue. Però qua, allora, diciamo... Va bene, allora io aggiungerei questi concetti. Teniamo epic rock, però tu dici, ok, perché per fare i concetti dobbiamo venire di qua. Però guarda che...
tu facevi continuo da qui? Io facevo continuo, sì, dall'unica cosa che avevo, dal play. Perché da quando? Cioè dalla song in play facevo continuo. Vabbè, senti, proviamo a farle entrambi i modi, vediamo cosa succede. Perché in effetti il tasto dice continuo, però non mi dice continuo de che. Però vedi, adesso custom mode non è selezionato. No, beh, di qua è chiaramente dice continue from, no? Però forse, ok, posso deselezionarlo e venire di qua e lui lo tiene in memoria, che è quella là. Magari questo parte di testo, copia e incolla, così ce l'hai. Non preserviamo qua l'opera. Aspetta che me la metto qua in un documento di testo. Allora, terrei canzone rock epico, due punti. Certo. Cosa possiamo dire? Andiamo possiamo avanti con i concetti. Ci vorrebbe tipo tu vuoi fare una roba di sola così ammirazione o anche c'è una minaccia che è un altro rock? Beh, qui vai tu, vedi se c'è un prova a fare l'antitesi, così ci sono due voci contrapposte. Quale potrebbe essere il nemico giurato del rock epico? Secondo me deve essere sempre un rock perché è una questione familiare, no? Io me li vedo molto. Certo, una versione di faide. Esatto. Vediamo se c'è sinonimi e contrari, se c'è un contrario di epico. Epico. Contrario. Bolso. Può essere, perché no? Banale, comune, insulso, irrelevante. Il rock mediocre e ordinario. Allora, rock mediocre? Rock mediocre, non mediocre. Mediocre non è male, ma anche l'irrilevante non è male. Ok, diciamo, parliamo del rock. Sì, rock irrilevante potrebbe, perché epico irrilevante mi sembra una bella antitesi. Quindi, cosa dire? Se il rock irrilevante ti si para dinanzi, non so. Io direi una roba del tipo: alcuni amici hanno sofferto per via del rock irrilevante. Esatto. Ma ne sono privo di mordente. Privo di mordente, ok. Privo di mordente. Ma tu li hai salvati. Ma tu li hai salvati grazie alla polizia segreta del rock epico. Ok. Che si occupa di incarcerare tutti i tipi di rock che non rispondono ai requisiti base. Oppure i rock che non corrispondono ai requisiti base. I rock che non ci stanno. Gli altri rock. I rock scarsi. Scarsi. Ah, ok, dobbiamo togliere un paio di lettere. Canzone rock epico. Forse possiamo togliere canzone, sai? Può essere che sì. I rock scarsi. Ok, quindi qua gli diamo. Rock epico, alcuni amici hanno sofferto per via del rock irrilevante e privo di mordente, ma tu li hai salvati grazie alla polizia segreta del rock epico che si occupa di incarcerare i rock scarsi. Beh, mi sembra bene. Una strofa che in principio mi sembra anche condivisibile da una platea di giovani come quella che ti segue. Che sono tutti, si tengono tutti alla larga dal rock irrilevante. Dal rock epico? No, ah, no, dal rock irrilevante. Certamente. Quello certamente. Epico gli piace un po'. Naturalmente, naturalmente. Questa parte a quanto pare è polizia, però vedi che non è part 2, non funziona di qua. Ah. Allora, possiamo provare a fare così. Veniamo di qua, gli mettiamo questo e poi proviamo a fare generate lyric. Vediamo se perché se no non lo tu riuscivi a riusare quella modalità lì? Forse anche adesso mentirei se dicessi che mi ricordo cosa ho fatto. Proviamo così. Perché è bella la sua funzionalità di creare i testi. Non leggiamolo, lasciamoci sorprendere. Sì. Però in effetti funzionicchia, cioè alla fin fine secondo me questo tasto qua di genera testo è quello che lui fa di là e poi lo fa insieme alla musica. Beh, e qua mi dà part 2. Sì. E poi fammi vedere come fai a saldarle. Yes. Aspettiamo che le genera. Beh, questi qua possiamo anche ascoltarle dopo, ma
Epic No, Rock. ma non. Non è velocissimo, però tu ne metti un po' a cucinare, poi. Ma sì, ma dico come Midjourney che uno dice, oh, cazzo, devo aspettare 25 secondi per avere quattro immagini perfette a qualità di stampa. Sì, ci sta. In Ah, ecco, 25 secondi. la chat mi fa notare, è per questo che tu non riuscivi a saldarle, perché forse non erano veramente delle part 2. No, lo erano. Erano quelle con il Ah, lucchettino. ok. Semplicemente salvandole separatamente e poi unendole con un programma di editing, non sapendo che si potesse fare in questo modo. La seconda parte contiene ancora un po' di coda della prima. Quindi, diciamo, c'è una parte in comune tra l'una e l'altra, e bisogna andare a elidere quel, non so, quella misura e mezzo di troppo. Mentre se c'è il sistema che lo fa automaticamente, ottimo. Sì. E tra l'altro puoi farlo più volte, quindi puoi tenere la traccia e continuarla fino a. Bello, con una canzone di 1 ora e 20. Allora, sentiamo queste parte 2, quindi giusto per affinarci l'orecchio, l'altra veniva così. Sembrava perduto, un gruppo di amici si sentiva confuso. Il rock irrilevante non aveva mordente, ma c'era una speranza, un segreto nascosto. L'ordine del rock epico, la polizia segreta del suono, hanno incarcerato i rock scarsi, senza perdono. Abbiamo salvato il vero spirito del rock, liberando le nostre anime con un poderoso shock. Oh yeah! Beh, molto bella questa. Ma quindi questa qui è stata fatta tutta nella modalità normale, non custom, giusto? No, questa è stata fatta. La prima parte l'abbiamo fatta normale, la seconda custom. Infatti, in realtà non cita più. Non cita esattamente, però poi con Non va il Generate ritornello, tipo non ripete il ritornello. Lyrics. Quindi però puoi implacarglielo tu e sperare che facendo la continuazione. Oppure rimettendo le stesse parole con scritto chorus. Sì, con un po' di tentativi si fa. Infatti, la cosa, cioè almeno il mio modus operandi è prima generazione, ne fai variando un po' i generi così, ne tieni una e poi generi parti finché non sei contento. Sentiamo l'alternativa alla parte 2. Già, secondo me, questa era molto bella. Quindi noi arriviamo da qua. Si sentiva confuso, il rock irrilevante non aveva mordente, ma c'era una speranza, un segreto nascosto. L'ordine del rock, amico, la polizia segreta del suono, hanno incarcerato i rock, scalzi senza perdono, abbiamo salvato il spirito del rock, liberando le nostre anime con un poderoso shock. Oh yeah! Allora, mi sembra la Meglio voce la mi sembra prima. più coerente in questa seconda, però cioè proprio come Come tipo di voce. brano mi sembra meglio la prima. Sono d'accordo, melodicamente, poi è più epico. Mi piace che nella prima c'è il ritornello, si svuota nel primo verso, nella prima riga e poi dopo carica. Quindi a questo punto diciamo che ci piace questo con parte 2, quindi in realtà basta che vai dalla parte 2 perché lui si ricorda di chi è la parte 2 Parte 2. e poi fai Get Whole Song. E Ah, adesso vedrai che quel bello. pezzettino di che è in comune alle due, non c'è più e viene fuso efficacemente. Bello, molto bello. E soprattutto poi ti dà l'iconcina full song, così ti ricordi che questa è una roba intera che ti piaceva. Sentiamo come fa l'unione. La nostra
tutto sembrava perduto. Beh, qua addirittura ho aggiunto un oh, che secondo me non c'era prima nelle due separate. Quindi fa proprio un lavoro di suo, insomma. Bel pezzo. Bello. Ma ti posso far sentire, tu magari l'avevi già sentito, uno di quelli di cui vado più orgoglioso? Certo. Di quello che ho fatto, l'avevo messo su Instagram, non so se hai in modo di amplificarlo. Allora, uno è quello lì, Surgelata, che era una specie di Frozen 2. Ok. In un mondo surgelato che vuole scongelarci, ma noi dobbiamo resistere, orgogliosi di essere surgelati. Nel freddo abbraccio, la nostra forza è nel cielo, non ci potranno mai sciogliere. Siamo surgelati nel nostro splendore glaciale, nessun fuoco può scioglierci, siamo fatti di ghiaccio, nessuna tempesta può spezzarci, resistiamo all'uragano, siamo sorprendenti, orgogliosi di essere surgelati. Ma si sente che la seconda parte è diversa. Quel suono in mezzo l'hai messo tu? L'ho messo io per creare un buco e attaccargli la seconda parte. Ma fra di quelli di cui vado abbastanza orgoglioso c'è, andando ancora sotto, ancora, quello dove c'è la casa con le tende, quello non è male. A Natale sono stato invitato a una festa di Natale. Sono arrivato e c'era stato un suicidio di massa. Bel Natale del cavolo. Ho dovuto anche rispondere a un sacco di domande della polizia. Natale sfortunato sia per me che per tante persone che hanno perso la vita. Ma un'altra, quella alla fine, le volte le prime produzioni sono le più pure. C'è quella sotto ancora, quella lì dove c'è la famigliola. Quella è una bella canzone. Un Natale bello, 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 bello. Ma forse anche un po' brutto, 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 brutto. Tra le risate c'è un eco di solitudine. Bello. Un odio in gola, un amore che svanisce. Finisce già qua, non sapevo ancora che si potessero fare le seconde parti. Però secondo me coglie la vera essenza del Natale, che è, credo, anche statisticamente la festa più triste che c'è. Ah certo, certo. E più dei compleanni, più della Madonna dell'Assunta. Questa, allora, questa è molto bella, anche se secondo me questa è una bella rappresentazione dell'indie italiano, cioè non mi stupirei. Sì, lo è, ma è molto indie anche quella con Babbo Natale, col cartello Natale a destra, lì c'è dell'indie, ascolta. Il Natale più strano del mondo si celebra in Nuova Zelanda. La gente scende in strada e urla Natale, Natale, nessuno capisce quel bellissimo messaggio, perché in Nuova Zelanda si parla poco italiano. Giustamente. Si parla neozelandese, Natale si dice cagnotre, pulse, dorso, a questo punto non si capisce perché non gridino direttamente cagnotre, pulse, dorso, cagnotre, pulse, dorso. Cagnotre, pulse, gozzo. Ma allora, qui c'è uno stile
tipo certo rock italiano degli anni 60, tipo i Ribelli, i Corvi, se vai a vedere robe del genere sembrano quelle. E a me ha dato delle vibes di Aborti Mancati anche un po', come... Sì? Come registrazione, come diciamo spesa dell'attrezzatura, ecco. Sì, okay. Il livello è un po' quello. Questa è veramente bella. Mai Brunori, sì, queste qui erano fatte con Custom, stressando un po' il genere. Ah, ma tu dove puoi i generi, Sì. Posso fare una richiesta, una gentile richiesta alla chat? Certo. C'è un amico che ha aperto un bel profilo di illustrazioni con intelligenza artificiale, molto particolari, perché lui si occupa soltanto di action figures, action figures di supereroi in generale. E sarebbe una bella sorpresa se lui domani apre il profilo e trova un po' di follow nuovi. Allora, si chiama Aimerenziana, è una specie di Wolverine che lava la macchina, Robocop coi cani. Bello! Eccetera, eccetera, i Beatles sull'Enterprise. Molto belle. Ah, qua gioca anche a Twister. Queste credo che siano fatte. Siano fatte con Bard, credo che adesso si chiama Gemini. Sì, ok, quindi Bard, però Bard no, non è Bard. Bard penso sia solo cioè non so se può generare, è solo una specie di ChatGPT, insomma è il nuovo di Google credo. Invece vorrei segnalarvi, se non l'hai già visto, ma immagino che tu l'abbia già visto, devo solo andarmi a cercare. Sì. Vai a cercare Decohere. Decohere.ai. Real Time Generative AI. Ok. Questo è molto interessante. Vai su Get Started. Mi farà fare dei logins. Eccoci qua. Forse sì, devi prenderti, questo... mettere... Ma io, tanto, questo è il mio account da combattimento, quindi qui... Sì, esatto, account Google da combattimento. Use a reference person to create consistent characters. Ok. Ecco, se tu vai dove c'è start typing below, non so se funziona anche in italiano, comunque se no in inglese, l'immagine si modifica man mano che la descrivi, questo è molto bello. L'ideale è qualcosa che piano piano si allarga, tipo gatto, siamese, ti cambia il gatto, in un cesto di fiori, in una libreria, di una casa diroccata... eccetera eccetera. È velocissimo. Fatti una library under the snow, poi ti cambia le cose a volte, perché appunto la snow evoca un'altra cosa. Certo. E poi invece dove c'è a cat metti two cats. Ah, giusto, perché ovviamente posso tornare anche indietro. E questo tu puoi fare la registrazione e generare un video, una storia tipo. Ah, anche quello. E poi la roba divertente è che lo si può, non mi ricordo come, ma l'ho visto fare, collegarlo al microfono, per cui parli e descrivi e man mano vedi. Ok. E poi a quanto pare puoi dare una immagine di partenza, quindi se tu vuoi fare una storia magari vuoi dargli il background, che ne so. Nome, sito, a chi lo chiede, decohere.ai. Ve lo metto in chat. TikTok è pieno, infatti, immaginavo che... Perché questa roba qua, se tu fai il generatore di contenuti, ti metti qua e ti fai la vicenda. Un'altra cosa che ho visto che fanno è coi fumetti, un sacco di fumetti generati, coi testi però scritti bene. Non so se fanno una roba due step, però tipo, che ne so... No, c'è anche quello solo uno step dove tu dai una traccia di storia e lui la distribuisce tra vari fumetti e didascalie, però sono talmente tanti / troppi che non mi ricordo più. Cioè, ogni tanto mi segno qualcosa, ma è troppa roba, senz'altro. Adesso, beh, ovviamente avrei visto Sora... Santi, quello lì, no, vorrei solo sapere quanto manca Sora. non lo so, ovviamente si... Se manca un mese o un anno e mezzo, capito? È come GTA...
E non sai mai... Quello è eterno. No, credo non tantissimo, perché se lo annuncio... Forse l'hanno annunciato per mettere un po' di hype, però un mese forse un po' poco. Però, sì, secondo me, certamente meno di un anno. È comunque la cosa senz'altro più... Se non esce lui prima di un anno, esce un altro Sora bis. Devi considerare questo, che... La mossa di mettere un po', permettimi la volgarità, il cazzo sul tavolo, poi rischia di essere controproducente se arriva intanto un altro che ce l'ha più grosso e lo mette anche lui sul tavolo. Quindi devono per forza poi... Se lo mette prima. Esatto. No, è la questione che purtroppo, essendo gestito da OpenAI, sarà poi ultra politically correct. Vabbè, ce lo facciamo andare bene, tanto le alternative ci sono. E insomma, carissimo, io ovviamente tu puoi stare quanto vuoi. Se dopo un po' ti rompi i coglioni, puoi mettere una scusa. Io penso che adesso andrò felicemente in branda o a grattare i miei gatti, però come sempre mi diverto in tua compagnia. Magari una sera facciamo una roba che c'entra con gli aerei. Sì, assolutamente. E il piacere è reciproco. Sono contento anche che questa volta sia entrato a contatto con la chat. Ho visto che ti hanno già fatto una faccina che con te che balli. Ah, che bello, grazie. E dov'è? Tu... Vediamo. Fate vedere la faccina, chat. Eccola qua. Un po' di headbanging da parte tua. Però devi ingrandire un po', se no non vedo. Ah, sì? Sto vedendo sul tuo schermo. Allora, aspetta, virtual cam, niente, non si vede, vabbè, c'è, ma dato che è appena stato aggiunto, non va si bene, vede. Va bene, poi me la farai vedere, mandami un fax. Ti mando un fax animato. Un fax animato, mi raccomando, sono due fogli diversi che io ruoto davanti a te. Esatto, quindi un centinaio di pagine, ma poi tu facendo puoi goderne. E niente, Rocco, io ti ringrazio come sempre, la stima e il piacere sono nell'ordine dei milioni nell'averti qui. E grazie. Quando vuoi, le porte sono sempre aperte. A questo punto possiamo fare ogni mezzo anno un momento. Un giorno lo facciamo. Un momento AI. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao Rocco. Amici telespettatori, volevano farmi sentire clitoride, lo sentirò poi quando me la mandi tu. Certo. Ciao. Ciao.